Segretario, siete venuti a condannare Taranto a morte? Allora. Calma. Avete ripristinato, state ripristinando lo scudo penale. 2500 esuberi, risponda. Allora, se posso parlare, no. Però no con questo tono. Perché... No. Io sono un giornalista e le sto ponendo domande, tutto qui. Il governo, come sapete, sta lavorando su un'ipotesi che riguarda le acciaierie, l'Ilva, il PD. Io oggi con questa delegazione avviamo una serie di incontri, ovviamente a partire dalle istituzioni, poi le associazioni, i cittadini, gli operai, il vescovo, la comunità, perché è evidente che bisogna costruire una proposta di sviluppo che coinvolga la comunità locale. Questo è molto importante e questo vuol dire molte cose. Vuol dire ovviamente, a mio giudizio, l'acciaieria e Ilva con progetti di sviluppo che tengano insieme ovviamente sia la produzione che il tema della salute e il tema dell'ambiente, ma vuol dire anche investire su Taranto. E questo è un compito proprio dello Stato. Segretario, vi siete genuflessi ad ArcelorMittal. Voi state accettando lo scudo penale. Risponda. Segretario, lei non deve scappare, deve rispondere. Deve avere il buon gusto di rispondere. Anche chi non la pensa come lei. Lei dice di essere un democratico. Segretario, 2500 esuberi, segretario, risponda. Segretario, 2500 esuberi. Non lo sa. Da dove scende? Dalle nuvole, segretario. Che è venuto a fare a Taranto? A fare passerella, segretario? Certo, segretario, lei vuole i lacchè intorno a lei. Segretario, non se ne scappi. Lei è pagato dalla comunità come deputato, lo sappia.